Emanuele, tornando alla gara di Fermo, alla fine sembrava un testacoda, però alla fine la partita si è rivelata difficile, anche se poi c'è molto da recriminare sulla direzione arbitrale, ma anche sulle occasioni fallite. Sì, io ti posso dire per quanto riguarda l'arbitro che ti dico, però per quanto riguarda le nostre occasioni sicuramente dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capitano perché sono occasioni palesi e non tutte le domeniche è capace che ti capitano ecco, con le due o tre occasioni così a tu per tu. Questo è una piccola lacuna che ci portiamo da un po' e che stiamo migliorando sicuramente. A un certo punto ci avete provato in tutti i modi a regalare una vittoria a voi stessi, alla squadra, alla città e ai 500 tifosi e passa presenti. Sì, no, in primis a loro, poi noi come diciamo sempre, noi per loro e loro per noi, e vederli e vedere tutta quella gente a Fermo mi ha emozionato tantissimo perché non credevo potesse, sono contentissimo che si è ricreata un ambiente bellissimo, un'atmosfera meravigliosa. Civitanovese, è vero che si torna al Bonolis, che per adesso è il vostro fortino, ma è un altro cliente scomodo da affrontare. Eh sì, perché loro mi sembra fuori casa hanno fatto bei punti e noi sicuramente in casa sfrutteremo il fattore casa e partiremo fortissimo per chiudere il prima possibile. L'obiettivo è tornare a vincere, magari sfruttando anche una giornata che potrebbe sembrare favorevole. Sì, sicuramente sfrutteremo la loro partita in più durante la settimana, però noi pensiamo a noi e cerchiamo di tornare a ripetere, a chiudere la partita il prima possibile, che è troppo importante.